che nessuno si riazzardi a dire, e vi cercate la traduzione su internet perché io non lo dico, a un proprio compagno di squadra, Turkish Aruşpucu. Che nessuno si azzardi a dirlo più. Sto scherzando, ovviamente. Per amor del cielo, non è stato questo il motivo che ha portato alla cessione del giocatore. L'argomento è delicato, ragazzi. Mi volete dire se siete d'accordo o meno qui sotto nei commenti? Tranquilli, ci scanneremo, perché ognuno avrà la sua. Anzi, lo so già, siete più incazzati che contenti. Ieri ci abbiamo riflettuto. Sapevamo che poteva andare a finire in questo modo. Sapevamo che ci si poteva creare questa situazione. Sapevamo che Demiral, perché stiamo parlando di Demiral, aveva tra tutti i giocatori della prima rosa della Juventus l'ingaggio più basso. Era, ancora una volta, l'oggetto sacrificabile per questa squadra. E la Juventus, tra mille incertezze, indecisioni, incoerenze, perché anche quello parleremo di oggi, decide di far partire Demiral con un prestito con diritto di riscatto. Prestito oneroso, quindi due briciole ci arriveranno quest'anno a noi per arrotondare probabilmente la trattativa che ci porterà Locatelli ad averlo subito, magari non abbiamo quei soldi da dare al Sassuolo e adesso questa operazione ci permette di avere qualcosina per un altro giovane che va da altre parti e la Juventus decide di non puntarci. Ha fatto bene o ha fatto male? Perché io approvo Max, ma dobbiamo parlarne. OneFootball, ragazzi, primo link in descrizione, è importante. Scarica la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio. Per avere informazioni sul mondo del calcio e sulla propria squadra del cuore, ovviamente tieni sempre OneFootball a portata di mano. Scarica l'applicazione e sai tutto in tempo reale. Si filtrava qualcosa riguardo a questo giocatore. Juventus, quando opera in uscita, certi giocatori hanno la bandiera verde, vanno, le squadre si fiondano sul giocatore. Altri hanno la bandiera rossa, resterà sempre rossa. Perché il signor Mary Demiral, nella classifica degli stipendi della Juve, è la formica delle formiche. Ragazzi, è solo davanti a Pinzoglio, a Luca Pellegrini e a Frabotta. Certi suoi compagni guadagnano il doppio e non andranno da nessuna parte. Quindi la Juventus, se deve snellire la rosa, o se è ancora peggio, non voleva il giocatore e ha cercato in tutti i modi con questa operazione di svenderlo perché Allegri non gli piaceva, 2 anni fa lui non c'era e ha detto sono ritornato, ve la posso dire sinceramente, non voglio smantellare la rosa, ma a me Demiral non mi piace e lo do via. Vi chiedo 3.000 mi piace ancora per questo video, per continuare questa serie. Saremo sempre su quei soliti numeri di mi piace, ma come saremo sempre su questi soliti argomenti, ragazzi. Chi nella Juventus non prende questi o non ne prende tanta, alle altre parti troverà uno sbocco. Si può trovare una soluzione del contratto, si può accontentare il giocatore, si possono dare più milioni. Si parte da qui e si può arrivare qui. E in questo momento, analizzando la grandissima frase unita alla permanenza di Re Giorgio, perché Re si può definire Giorgio. Io non ne ho parlato troppo del suo rinnovo, ma rinnovare Giorgio vuol dire che la Juventus crede in lui, sa che i suoi infortuni sono una costante della sua carriera, ma dopo un europeo del genere, insieme al compagno Leo Bonucci, vuole continuare per altri 2 anni per chiudere una carriera nella sua squadra dove ha militato dal 2005, insomma, tutte queste stagioni, continuando a essere protagonista persino nella scorsa, con grandi prestazioni, anche qualche errore, ma grandi prestazioni col Barcellona, in Coppa Italia, prestazioni difensive per una squadra, la Juventus, che ha un reparto così delicato, ma che ne fa la sua forza e con Allegri l'ha fatta per 9 anni. Questo è un reparto critico. Qua bisogna operare con le pinzette. La Juventus fa della propria forza mondiale la difesa, più del centrocampo e dell'attacco. Siamo sempre stati quella squadra famosa per essere fortutamente forte in difesa. Dare via Demiral vuol dire che tu hai l'idea in mente e voglio credere che la Juve sappia cosa sta facendo. Sappia che se cede questo giocatore all'Atalanta per un prestito oneroso più un'operazione con un diritto di riscatto, quindi la possibilità che l'Atalanta possa prenderci il giocatore se fa un anno ottimo su un'operazione totale di 25 milioni, ergo una plusvalenza. Perché forse la Juventus voleva questo, voleva fare una plusvalenza, seppur minima, ma l'impressione te l'ha data. Via, via Demiral, io
Non credo sul giocatore. Eppure, Romero ti dovrebbe essere stato chiaro. 26 milioni l'hai preso dal Genoa, gliel'hai ridato, è ritornato, glielo hai ridato all'Atalanta, 18 milioni, adesso lo vendono a 50. Dallo stesso Paratici. Una barzelletta, un pugno nei denti. Romero doveva andare proprio da Paratici. Ma va bene. Demiral è un discorso completamente diverso. Si ripeterà? Non è detto. Potrebbe benissimo essere che Demiral fa una roba brutta come l'europeo di quest'anno, che l'Atalanta non riesca a trovare in Demiral un punto di vista futuro. Magari Lovato sorprende Demiral e fine. Lovato, Toloi, Gen City, Demiral, nulla. E ritorna da noi. In quel caso, che vuoi dire? Prestito oneroso, ci arrivano dei soldi. Però voglio credere che la Juventus abbia il sostituto già pronto. Lo voglio credere che appena parte Demiral non ci siano 3 giorni di permanenza di una possibile difesa con 4 elementi titolari centrali, di cui uno Chiellini, Bonucci, over 35 entrambi, De Ligt e Rugani, che non era titolare neanche al Cagliari. Io non voglio male al giocatore, ma devo essere onesto nel dirlo. Perché non è che posso passare da essere un bestemmiatore da settembre fino a maggio e un santo da giugno fino ad agosto per gli allenatori che arrivano. E guardate, la notizia l'ho letta un'ora fa. L'ho presa un attimo lì per lì, poi mi sono ricordato subito di quello che è stato Demiral alla Juventus. Un giocatore che tra alti e bassi ha avuto grandi alti, ma ha avuto delle... ma non c'è stato. Allegri, proprio tu, allenatore che ha dichiarato... e volevi portare da aziendalista i risultati e creare valore e divertirti allenando la Juventus. Chi meglio di Demiral poteva essere quel giocatore su cui poter creare del valore? Dopo una stagione così, dopo un europeo così, le motivazioni sono al massimo, la voglia di rivalsa, un carattere come il suo, cavolo. In un'organizzazione difensiva così attenta, pragmatica, studiata, non voler puntare su Demiral mi sa tanto di chi abbia proprio quell'impressione che Allegri... Non se lo voleva fan da giù. Quindi ci può stare. Tu lo vendi, al modo in cui tu l'hai venduto sembra quasi che sotto sotto dici via 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 via, io lo do questa cifra, non vado al fatto che prima dicevo che lo volevo a 35-40 milioni, che si potevano fare avanti solo grandissime squadre. No, vai proprio dall'Atalanta, squadra che può magari ritrovare freschezza al giocatore, ma in cuor tuo sai che questo giocatore in 2 anni ha fatto la bellezza di, tra panchine e titolarità, 32 presenze, come Arthur, che ha fatto 2 stagioni e che ha avuto un problema molto lungo che lo ha tenuto fuori ai box. Mary Demiral, 32 presenze in 2 anni. Mary Demiral, 19-20, rottura del legamento crociato, 12 gennaio 2020 fino al 12 luglio 2020, 182 giorni out, 20 partite perse. Seconda stagione alla Juventus. Infortunio muscolare, fuori 7 giorni, partite perse 2. Altro infortunio muscolare, dal 2 dicembre al 23 dicembre, 21 giorni, partite perse 7. Un'altra partita persa, per un problema muscolare. Problema alla coscia, 9 marzo 2021, 31 marzo 2021, 22 giorni out, partite perse 3. Coronavirus, una partita persa, ci mancherebbe altro, non è che sei bionico. Affaticamento muscolare, 21 aprile 2021, 5 maggio 2021, fuori 14 giorni, partite perse 3. Per un totale di quasi 40 partite in 2 stagioni. Ditemelo che non volevate correre il rischio di avere in rosa contemporaneamente 2 over 35, De Ligt, Rugani, impiazzabile in un mercato di miracoli, e un post crociato con altri stop di 2 mesi nella stagione successiva. Dimmi che è così. E dimmi che la tua soluzione si chiama Milenkovic. Perché proprio Milenkovic? Perché va in scadenza. Perché se nei tuoi conti questa operazione ti costa 25 milioni, vuol dire che già sai che Milenkovic ti costa meno. Vuol dire che lo stipendio di Milenkovic pressa poco è lo stesso di quello di Demiral. Vuol dire che questo scambio lo fai perché credi più in Milenkovic e perché sai che in 3 anni 2 partite ha saltato. 2. Per infortuni. Sai che il giocatore è duttile, sai che potrebbe essere quel, non c'entra il paragone, Barzagli, terzino destro barra difensore centrale, che può ricoprire volendo o no questa duttilità. Ai tempi lo faceva anche, ma è più un difensore centrale. Ultimamente ha giocato più a 3 che a 4, ma perché? Anche al Sassuolo Demiral giocava a 3 e quindi ritorna all'Atalanta. Ricordate, no, Milenkovic, la Juve che vorrei, dove l'avevo inserito io, un video di tanti mesi fa, con Lovato, proprio gli innesti della mia difesa.
Che si fa? Juve, vogliamo prendere qualcuno al suo posto nel caso? Perché io sono il più calmo possibile. Forse sarò anche quello che la prende più alla leggera. Chi vi ha trovato una soluzione logica all'interno di quella che a primo impatto ti fa incazzare. Io arrivo il giorno dopo, arrivo la mattina dopo e vi spiego cosa vedo in Demiral che spero abbia visto la società. Perché se no non si spiega. Se io tolgo gli infortuni, non si spiega. Se tu vuoi prendere un giocatore, ero d'accordo sul fatto che 35 milioni era una cifra alta al quale volevi cedere il giocatore, perché dicevi, se c'è un qualche squadra che vuole dare questa cifra, va bene. La cifra è alta, tenetevelo. Però, dicevo, se il giocatore, magari, dicevo, vale sui 25, Allegri può farlo elevare per poi venderlo. E invece no. E invece, evidentemente, senza neanche poterlo gestire troppo, lavorandoci manco un mese, Allegri lo sbologna. E niente, abbiamo questa roba con i giovani, ne prendiamo 2 su 8, quei due alle volte si chiamavano Pogba e si chiamavano, stavo per di Spinazzolo Ken, ma già so che fine hanno fatto, quindi no. Si sa che Allegri preferisce l'esperienza, abbiamo visto con Luca Pellegrini e De Sciglio, non vi preoccupate se tra qualche giorno magari spunta la notizia che c'è questo rischio di sorpasso per la lista UEFA e uno dei due resta fuori, eh. Non vi incazzate. E voi che vorreste fare? Chi vorreste prendere? Fatemelo sapere qui sotto con un commento e ditemi la vostra. Magari vi ho schiarito un attimo le idee, vi ho provato a tranquillizzarvi su quella che pare essere un'assurda voce di mercato, ma che in realtà ha il suo senso. Ragazzi, i contratti, gli stipendi, la possibilità delle altre squadre di accedere a questi giocatori. Perché io non voglio dirvi che Demiral è meglio di Rugani, per favore. Noi siamo un canale di ovvietà. E un giocatore a 23 anni che non c'è, non va bene. Spero che hanno visto questo in lui, perché una seconda chance o prima chance per Allegri si poteva dare, anche se allo stesso tempo, se sai che è rotto, il pacco gli torna indietro, se si dimostra pacco. E li vediamo. Il compromesso non c'è mai. La Juve spende e gli altri no. E a noi le briciole. 50 milioni andranno all'Atalanta per il Tottenham, grazie al Tottenham. 0 o pochi per un prestito oneroso per Demiral. Ci dobbiamo stare. Bella.